Buonasera e ben ritrovati con un super gol inframmezzato, così come il campionato impone. Non è un caso che noi stasera apriremo, prima ancora di salutare i padroni di casa, di super gol proprio con il quadro dei risultati già maturati e in corso, gare in corso di svolgimento. Anzi, se in regia Gilberto è già pronto, io chiamerei subito i risultati. Quelli odierni, dopo il pari del Teramo di ieri a Foggia, insomma, non un gran, cioè, un punto che può andare, una prestazione che non è piaciuta ai più. Poi, la Casertana conferma il proprio buon momento e batte il Potenza che va in seria difficoltà. Clamoroso per certi versi il successo della Paganese sul Catanzaro, anche se chi ha seguito la gara o gli highlight mi dice di una vittoria meritata. Palermo-Ternana è finita 1-1, più Palermo che Ternana in questa gara. Viterbese che regola la Turris, Tuncarava in gol, perché chi fa gol lo fa, 2-0. E attenzione alla Virtus Francavilla, lo dicevamo anche prima della messa in onda di Supergol, perché sembrerebbe essere veramente la squadra più in forma del campionato in questo momento. E poi vedrete anche la classifica e capirete che non stiamo dicendo cose non vere. Per molti versi clamoroso il pari della Cavese a Bari. C'è da dire però che la Cavese ha condotto la gara per gran parte e sul finale di partita ha colpito una traversa clamorosa, mi dice Tonino Valbruni, con un calcio di punizione, quindi avrebbe addirittura potuto espugnare Bari. Sono in corso di svolgimento e sono sullo 0-0 Juve-Stabia Catania e Bisceglie Avellino. Oggi riposa il Monopoli, prossimo avversario del Teramo. Bella notizia non è, perché il Teramo ieri ha giocato e domenica rigioca e il Monopoli arriva più fresco sicuramente dei biancorossi. Alla classifica andremo dopo, perché adesso è il momento di salutare e di ringraziare Tonino Valbruni. Ben ritrovato, mister. Buonasera buonasera a e i tutti. soliti noti. Dodo Di Sabatino alla mia destra e Buonasera. Alfredo Napolitani sempre più lontano da Buonasera. me. Ma non è Buonasera. che una volta vi invertite, no? Così, No, tutto no, l'anno questo così. abbiamo iniziato con un altro, quel 4-3-3, poi il Appunto, mister ci ha rimesso al 4-2-1, 3-5-2, quindi abbiamo, 3-5-2. e va bene Così così. è. Schema, schema Lazio A me 3-5-2. è rimasto difficile commentare a caldo lo 0-0 del Teramo a Foggia, perché se tu analizzi il risultato, io credo che un pareggio fuori casa su un campo almeno nobile, non dico di una grande squadra perché proprio non mi è sembrata una grande squadra, è un buon punto. Poi però il rammarico viene accresciuto dal fatto che abbiamo avuto netta la sensazione che il Foggia non giocasse per vincere, ma giocasse per non perdere. E noi abbiamo creato davvero molto poco, quindi io non so, cioè, insomma, è un punto guadagnato o sono due punti persi, mister? Ma secondo me è un punto guadagnato perché in quel campo sia il Palermo e sia il Bari avevano lasciato i 3 punti. Quindi un punto in trasferta con una squadra che aveva gli stessi punti, qualcosa deve avere sotto l'aspetto dell'impegno, sotto l'aspetto della velocità. Però giustamente hai detto una cosa che io ho avuto constatato proprio, che sembrava non farci male, non 0-0. Stava bene a tutti e due, camminiamo, anche perché No, in noi ci abbiamo provato precedenza un po' di più, un po' eh. di più abbiamo avuto un Cioè, paio di. loro mi hanno sorpreso in negativo, cioè loro veramente hanno giocato fermi lì per non perdere la partita. Loro praticamente sono due tecnici che stanno facendo molto bene, sia Marchionne e sia Paci. Di conseguenza, loro più vanno avanti e le classifiche più migliorano e più eventualmente hanno, diciamo, possibilità il prossimo anno di trovare squadra o di essere riconfermati. Io dico che, secondo il mio punto di vista, ragioniamo nel discorso precedente. Noi abbiamo fatto 8 partite e abbiamo fatto 5 punti. Se adesso noi ne abbiamo fatti in 3 partite 5 punti, bisogna essere soddisfatti. Allora diciamo che ne abbiamo Quindi fatti 10 nelle ultime 11. Non mi sembra tanto, tanto, è vero, però tanto, io distingo le due cose, 8 partite nella fine del girone d'andata e 3 nel ritorno. E 3 nel ritorno abbiamo fatto una media giusta, perché 2 partite fuori casa, 2 pareggi contro 2 squadre
che il Palermo è una squadra blasonata, il Foggia sta nella stessa classifica nostra, più il Bari che adesso sta avendo un piccolo calo, quindi secondo il mio punto di vista il risultato, l'unica cosa che purtroppo lo sappiamo sempre, lo diciamo da una vita, è inutile ripeterlo, e io sono sempre convinto che basta vedere oggi che il Bari non ha avuto Antenucci e ha trovato difficoltà enorme, perché neanche Cianci aveva, vero? Sì, Cianci non aveva, ha segnato Dursi perché hanno tre o quattro, però sempre l'attaccante che realizza e recupera una partita, quindi noi purtroppo diciamo abbiamo questa carenza in avanti, e io dissi bene l'altra volta, un peccato veramente, perché queste occasioni, secondo il mio punto di vista, perché è una squadra che per certi versi in alcuni momenti gioca bene, molto bene, gioca bene, vedere questa squadra che specialmente in alcuni momenti della gara, perché non sempre, poi arriviamo lì, appena superato il centrocampo la partita finisce. Manchiamo, questo è un peccato, sicuramente, di forza propulsiva, di forza offensiva, lo abbiamo detto, ridetto, anche ieri se ne è avuta ampia dimostrazione. Io per la verità, tu mi dici ma chi togli, non lo so, ma io un giocatore come Ilari, al di là dei 5 gol che ha fatto, mi sembra il giocatore più portato e al tiro e al gol. Hai ragione. Anche ieri Ilari ha giocato 20 minuti, sì, mezz'ora. Più pericoloso. Hai fatto un'osservazione, cioè, che io l'ho condivido. Chiesto anche al mister. Mister, cioè. No, io condivido il tuo discorso, lo condivido pienamente, lo sai perché lo fa condivido. Fa più gol di Bombardi. Perché basta vedere, vedere il curriculum di Ilari. Ha fatto tra San Benedetto, 6 Teramo, gol, 7 San Benedetto, gol. Lui li fa sempre. Di conseguenza, d'altra parte, se lo voleva la Triestina, evidentemente Pillon ci ha visto bene. Però in questo momento non sta giocando Ilari. No, sì, però non sta giocando Ilari perché secondo me a livello morale si è scoraggiato. Perché dici, io qui ho fatto 5 gol, però non gioco. No, ha avuto in realtà un calo, cioè quando lo ha messo in panchina il mister, forse ha visto anche giusto, perché ricorderai che ci fu qualche apparizione non felicissima. Però adesso è il momento di rimetterlo dentro, perché noi purtroppo anche giocando, dialogando bene, no? Perché noi ieri abbiamo dialogato bene, abbiamo prestato bene il Foggia, non lo abbiamo fatto giocare proprio, però poi quando devi ripartire e far male, non fai male. Però vedi, questa purtroppo è la vedi, Walter, che verità. Succede, che io ho visto Bari Cavese prima di venire qui, e ho visto che la Cavese ha preso una punta, Gerardi, che è quasi a frutto. Perché Bubas? Sì, Bubas però è un po', parte un po' più da dietro. 4 gol. Sì, sì. Da quando e Gerardi, io ho visto che tutti questi traversoni, lui al centro dell'area, sì, copriva, faceva salire la squadra, faceva salire la squadra. Noi purtroppo quando arriviamo lì, questo ragazzo che si muove continuamente, che alla fine 90 minuti corre, non riceve una palla, anche perché è marcato da 5 difensori, il Foggia giocava a 5. Sì, sì, sì. Quindi giocando a 5 un attaccante non tocca palle, invece con 2 attaccanti c'è più possibilità di. E ci risiamo. Punto perso o punti guadagnati? Punto guadagnato o punti persi? Dodo e Alfredo. Ma io credo che sia decisamente un punto, 2 punti persi, perché a differenza della lettura che dà Tonino, che io rispetto, ma credo ci sia stata la percezione netta di una partita non giocata. Sinceramente al 60° del secondo tempo ero tentato dopo 15 minuti di chiudere la trasmissione, perché onestamente ti ho anche scritto, perché insomma non si può vedere una partita, una prestazione così, con tutto l'affetto del mondo, ma voglio dire, qui non è questione di capacità penetrativa, è inutile ormai parlare della punta, la punta non è arrivata, evidentemente si è ritenuto di lasciare una squadra monca, per questo si è ritenuto, si è ritenuto di non fare questo benedetto sforzo, e forse si poteva ipotizzare, poi mi si dirà, ma i soldi non ce li metti tu, certo ce li mette il Presidente, è chiaro che ha fatto delle votazioni, però è anche vero onestamente che insomma non si può sostenere che noi abbiamo 4 punte, è un'affermazione priva di qualunque razionalità, perché noi purtroppo non abbiamo 4 punte. Perché Gerbi è imbarazzante, Gerbi è imbarazzante, è inutile che ci giriamo intorno, per l'amor di Dio, sarà un bravissimo ragazzo, io discuto
sotto il profilo tecnico, insomma, è un giocatore che sembra avere difficoltà anche di corsa. Qui non si parla di calcio, si parla di corsa. Dopodiché giochiamo con gente che fino a 3 anni fa non toccava campo, cioè stesso Kappa. Chi di voi non ricorderà che non ha mai messo il piede in campo? Ma poi non è un voglio dire, cioè, Di Francesco poi... ancora una volta dimenticato, ieri non schierato, va bene. Io francamente, ieri veramente per la prima volta in questo campionato ho rischiato di non finire a vedere la partita e non mi capitava da anni, perché onestamente è uno spettacolo che non può essere offerto in un campo di Serie C. Poi mi si dirà, adesso i Soloni, gli scienziati, i cortigiani diranno che però le squadre oggi sono risultati che confermano che il campionato del giorno di ritorno è un altro campionato, che è difficile, ma tutto bene, è tutto vero, però resta un fatto, che noi questa squadra abbiamo voluto non migliorarla. E questo va detto, perché è un'offesa alle intelligenze di chi ci guarda, e chi ci guarda deve sapere che nell'onestà intellettuale di cui noi siamo portatori, autentici, e qui siamo... addirittura discutiamo anche tra di noi, per quando siamo portatori autentici di una nostra percezione, di una nostra individualità, noi a volte discutiamo, nei fuori onda sarebbe bello vedere come addirittura qualche volta usciamo anche col broncio, voglio dire, no? Perché c'è un atteggiamento di passione, di autentica passione, qua nessuno di noi è prezzolato, altri sono prezzolati, quindi voglio dire... Ci diciamo questa cosa, ce lo possiamo dire, un'offesa a qualcuno, qualcuno si offende, una lesa maestà, per usare un termine caro al mio amico Alfredo. No, questa squadra non si è voluto migliorare questa formazione, che è un peccato. Ha ragione Tonino, è come avere un tris, un full, e scartare la quarta carta che ne è uscita, magari provi a fare il poker. No, noi invece ci siamo stati, però poi vediamo se arriveremo ai playoff. Io faccio la Cassandra, perché prima hai citato il Francavilla, che è la mia seconda squadra, la squadra di mia madre, quindi mia madre è nella Francavilla Fontana, quindi io nel mio cuore tifo anche il Francavilla. Allora vi faccio notare che la Virtus Francavilla è 8ª, vi faccio notare che la Casertana è a 27 e arriverà a una partita in meno, arriverà. Allora, poi lo vedremo se andremo ai playoff noi o meno. Cosa la Casertana a 29? La Casertana è a 29 con 29 la vittoria. Sì. Bisceglie 1, Avellino 0. Bisceglie in vantaggio sull'Avellino, guardate... Quanto è difficile il giorno sia di difficile per tutti in questo momento, poi magari vincerà. Ah, scusa Walter, un appendice, poi mi taccio. Sì. Sono consapevole che fra 2 o 3 giornate ascolteremo un'altra versione della società. Cioè? Che magari non era necessario fare i playoff. Ah, vabbè. Tempo 2 o 3 giornate. Però io non sarei così pessimista circa la possibilità di vedere questa squadra nei playoff. Vogliamo, Gilberto, se hai avuto tempo per aggiornarla alla classifica, ovviamente mancheranno le partite in corso, dargli un'occhiata, perché è ovvio che bisogna guardarla, no? È vero che 27. Sono 27 sì. I punti della Casertana, non 29, però la Casertana in questo momento dalla zona caldissima che era... Ha riposato anche il Catanzaro, ha riposato. Sì, Catanzaro e Casertana hanno una gara in meno. È virtualmente decima, cioè la Casertana non più tardi di qualche domenica fa era non in zona playout, era quasi retrocessa. No, ha un ottimo allenatore. Ha anche giocato in 8 contro 11 perdendo con la Viterbese, come ricorderete, eccetera, eccetera. Certo. Adesso giunge notizia anche del vantaggio del Bisceglie e poi vedremo come finirà la partita. Che sia un altro campionato, il girone di ritorno, non ci sono dubbi. Ma e che molte squadre, compreso il nostro prossimo avversario, il Monopoli, sì, si siano rinforzate, è un altro fatto inoppugnabile. E noi no, lo possiamo dire questo. Noi abbiamo colmato una lacuna a destra con Vitturini e credo che sia stato un bel intervento di mercato quello di Vitturini. Gli altri, Alfredo, voglio ascoltare te, mi sembrano movimenti futuribili. Beh, guarda, non certamente immediati, no? Perché i ragazzi. Oh, Walter, oh, questi qua sono arrivati. Movimenti futuribili, va bene, però allora. Questo, no, io molte volte forse sono frainteso, no? Cioè, allora, che sia. E nessuno si può offendere, che sia un peccato che questa squadra
non abbia ottenuto quello che insomma gli serve. C'è anche, mo voglio citare un tuo collega che avrà visto due partite del Teramo, anche Profeta, Rete 8, insomma, l'altro giorno, assieme a un altro, tutti quanti sapevano che ci manca la voce. No, le ho viste tutte, però. Però insomma, quindi non è che lo diciamo noi perché siamo di Teramo, anche qui chi vede la partita vede che insomma. Qualcuno poi di là starà dicendo pure, avete detto male a Bonino, a Bonino, è quello, rimane quello che non ci serve Bonino, non ci serve quello che fa i gol, no Bonino. Bonino fa un'altra cosa. Bonino li sta facendo. Quindi dicono, riagganciando questa squadra, è un peccato, dopo che uno non possa costringere una persona, come diceva Dotti, i soldi non sono i nostri, se io ce li avevo l'avrei comprato io, cioè è arrivato la scorsa settimana e poi ho rivisto la trasmissione, qualche spiritoso rivolto a Valbruni diceva che se... comprava le quote sociali, dice, come se mettevi i soldi tu il presidente comprava la punta, sono battute stupide che lasciano il tempo che trovo e quindi che lo risenti intelligenti Paolo. Allora che Tonino Valbruni dopo non ne parlerò più, che dall'inizio del campionato dico una cosa veritiera e scontata, questo è fuori ogni dubbio. Poi la problematica è che purtroppo i soldi sono di chi ce li ha, quindi se uno non li vuole spendere, rimaniamo così. E allora dissi benissimo, d'altronde io da sempre sono abituato a salvarmi, quindi come diceva Dodo, questo ancora non si è capito bene, cioè se la società si vuole solamente salvare o fare i playoff. Fra due domeniche perché lo capirai. Se noi ci vogliamo solamente salvare, quello che dicevi la scorsa settimana, il pareggio di ieri, benissimo, cioè grasso che cola, perché insomma vedendo che come diceva il buon mister, con squadre insomma, di bassa classifica del giorno d'andata abbiamo fatto in 8 partite 5 punti, queste sono squadre di alta fascia, che la classifica quello dice, mo, a prescindere da, ne abbiamo fatte in 3, benissimo. Però ieri sinceramente come Dodo mi sono indispettito, quando dice questo motivo di criticare per forza, mi sono indispettito perché anche chi mi sta criticando da casa, adesso che sono polemico, mi è dispiaciuto che ho visto soprattutto verso la fine il portiere del Foggia ogni volta che rimetteva la palla perdeva tempo. Cioè ho visto una squadra, sì, il Foggia, no. Ho visto la squadra del Foggia, sì, tutta la partita che temeva, sì, il Teramo, sì, sì. Cioè, ma non per fare il grande come sempre, no, ma anche cioè, l'allenatore Marchioni a fine partita ha dichiarato, sì. Allora mi è sembrato come se Marchioni avesse preparato la partita per fare 0-0 perché ci ha aspettato, perché sa che se non si scopre noi non abbiamo capacità penetrativa. Il Teramo è stato bravo a chiudere gli spazi, deve giustificare un atteggiamento a me che in realtà non è più. Allora, ieri è sembrato una squadra di un'altra categoria il Teramo, dove strutturalmente come gioco, come sistema di gioco ha messo lì l'avversario, poi però si può dire, manca la profondità e manca che tant'è che Bombaggi da 40 metri ha tentato di fare il gol della domenica. Purtroppo dispiace ancora una volta un po' troppo egoista però in una circostanza, sì, una circostanza quando c'era Ilaria a sinistra e questo dispiace. Però bisogna dire anche a livello tecnico alcune cose, che purtroppo noi abbiamo giocato col Bari un dispendio di energie superiore a quello del Foggia, perché il Foggia ha giocato con la Casertana, siccome gioca di rimessa tu dovevi recuperare la partita perché stavi in svantaggio col Bari, di conseguenza hai speso più energie. Però non ho visto, perché loro hanno giocato, non difficoltà, no, loro hanno giocato, sembrato che abbiamo subito, sì, però loro hanno giocato, no, loro fanno, giocano, no, ma noi non abbiamo subito atleticamente, non mi sembra che noi abbiamo, no, subito, no, il Teramo diciamo di solito attacca già dai primi minuti, l'abbiamo visto anche col Bari, l'abbiamo visto anche diciamo a Palermo, la squadra che ti aggredisce a Palermo, abbiamo messo lì Berlinger, è andato avanti in contropiede, cioè, è diverso per me, anche perché loro hanno giocato sabato, perciò avevano un giorno in più, sì. Avevano un giorno è in quello più. Che dicevo, se invece l'ottica come tutti noi tifosi insomma abbiamo, avevamo giocato sabato, sì, scusa, entrambi, se, sì. Come tutti noi tifosi insomma miriamo, perché il tifoso mira sempre al meglio, quindi in ottica invece di eventuali playoff, secondo me questi sono due punti che pesano, ma non per sminuire il Foggia. Ieri in quella partita mi è sembrato il Teramo e il Bari
il Bari che doveva essere inizio campionato, e il Foggia, il Teramo che doveva essere inizio campionato, con la differenza che ma purtroppo non, ha l'organico non abbiamo Antenucci. Cioè, no, da Foggia dicono che i programmi di quella squadra e di quella società sono la salvezza. Vabbè, ma la squadra non è costruita per fare... Non è costruita. No, mi sembra. Quindi una squadra... evidentemente stanno facendo più di quello sono che... Altre, però ti dico, no, hanno, no, i punti le hanno come noi, quindi cioè, devi parlare di una squadra... Sì, per amor di Dio, però... Però mi è sembrato ieri veramente in quella partita, allora, è disarmante, mi sembra, cioè, di poter dire che Valbruni da tecnico giustifica, sappia valutare la bontà del pareggio. Sì, ma voi da tifosi, e io in questo momento mi sento quasi più tifoso che vicino al mister, vi rammaricate per quel che poteva essere e non è stato. Cioè, sono contento perché abbiamo perso a Biscegna. Io sono un po' più quindi abbiamo pareggiato a Foggia, meglio pareggiare che perdere. No, che però vista la partita, se l'Atalanta pareggiava con la Lazio non era un bel punto, invece ha perso 3-1. Sì, no, d'accordissimo. Quando ci sono squadre di alta classifica bisogna vedere i meriti delle squadre. Allora, ricordate Biscegna e Teramo, abbiamo criticato moltissimo la prestazione di quella gara, perché il Teramo poi alla fine riuscì addirittura a perderla. Vabbè, con però una squadra fu una partita priva di qualunque occasione, anche lì un'azione in fuorigioco, sì, loro, voglio dire, non è, sì, che sì, ma... non sto paragonando le due prestazioni, sto dicendo, avrei voluto dire, lo dico adesso, che se quella gara fosse terminata 0-0 o 1-1 l'avremmo valutata in maniera diversa. Se ieri il Teramo avesse vinto 1-0 anche al 90esimo, forse avremmo letto la prestazione e il risultato quindi diverso in una maniera, cioè molte volte insomma il risultato, sì, allora, il risultato cambia, incide in una, però ti posso dire una cosa, troppo pesante, se la partita col Biscegna che abbiamo perso l'avessimo pareggiata 0-0, penso che qui avremmo detto la stessa cosa di stasera con la partita col Foggia. Pure io, cioè, abbiamo perso, abbiamo giocato ieri, da cani giù. Cioè, non abbiamo giocato. Avresti avuto la stessa analisi di stasera? No, stasera saremmo stati a parlare, saremmo stati criticati perché avremmo rubato il risultato, perché insomma, cioè quella Dolo ha ragione, cioè, se ti alzavi mezz'ora, andavi a portare a spasso il cane e tornavi, non ti sei perso niente, cioè, ti perdevi il gol di annullato al 94esimo. Tu dove hai vinto fuori casa? Hai vinto, sì, una, sì, partita col Monopoli che sei andato subito in vantaggio, se no hai faticato con vantaggio la Paganese. Vantaggio era doppio subito. Hai faticato con la Paganese. A due ne hai vinte, quindi voglio dire, non è che dici ne hai vinte. No, però ti sto dicendo dove hai vinto. A Pagani quindi è un era film finita che, 1-1. Sì, ma è un film che noi abbiamo sempre visto. Sì. Nel senso che noi non segniamo, gli avversari fanno un tiro, Bisceglie, Viterbese, e vincono la partita. Questo purtroppo forse ad oggi, mister, non so se condividi, ma la migliore prestazione è quella di Palermo fuori casa. Sì, però 9, sì, pareggi. Come prestazione sicuro. Se abbiamo fatto 9 pareggi ci sono dei motivi. Ah, certo. Però vabbè, quella che mi ha dato fastidio, la prima volta che l'ho visto, manco con la, che ti posso dire, manco con la Paganese. Cioè ieri il Foggia, cioè, forse l'ha data a me, senza no, no, ma a tutti. Il Foggia aveva paura del Teramo. Sì, ma se visto il portiere del Foggia, sì, l'ex Fumagalli, sì, nelle rimesse perdeva tempo. Cioè, rivediamo la partita. Il secondo tempo, dopo la metà. Calma, calma, noi rimettiamo su. Cioè, è quello il mio rammarico. Cioè, non è la critica a pace. È quello, perché quando una squadra è così, stessi punti, e te paure, oddio, cioè, sai che succede? È un'occasione mancata. Che Fumagalli e Marchionni sa il valore della squadra. Noi sappiamo il valore della squadra, però sappiamo anche che abbiamo un difetto davanti, questione psicologica dei giocatori. Comunque, difetti o non difetti, quando abbiamo provato a fare un po' di mercato a Supergol e il mercato era ancora aperto, ricorderete che uscì anche il nome di Rocco Costantino, non solo 2 anni fa, 2 giorni fa, cioè pochi giorni fa, e qui lo hanno bocciato tutti. Con la prima in classifica poi. Qualcuno disse, ah, che è Pinedo. Sì, sì. Tutto vero, talmente vero che Costantino ha esordito e ha fatto 2 gol con la Provercelli. A me mi presero per pazzo addirittura. Avete capito? Io Costantino non avessi capito che tutto lo ricordo. Certo, vabbè. Certo, se quello che abbiamo, voglio dire, no, se lo confrontiamo a quello che abbiamo. Ma anche senza Bubas avremmo... Sì. Anche Bubas è bravo, caspita. Un bel giocatore. Bubas l'anno scorso a Vibo Valencia ha fatto un campionato di San Daniel, di buonissimo Bubas, livello. Sta Rita, basta uno. Sta facendo molto bene. Ah, pure Mazzeo. Vabbè.
Pure Mazzeo. Basta parlare delle punte. Mazzeo andrà a capo, Carlo. A capo. Oh, lì fanno un Mazzeo. Ma hanno fatto una bella squadra. Carlo. Fanno un Mazzeo Bubas, mica male, eh? Caspita. 37 anni Mazzeo. Va bene, andiamo in pubblicità per il primo impegno, ci ritroveremo fra poco per andare avanti. Scommetto che la Cavese si salva. Può darsi. Come ha giocato anche oggi. Anche perché la Cavese ci ha... Come ha giocato Londra, oggi. L'influenza con me non attacca. Io mi vaccino per proteggere chi amo. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base. Casa merita il suo calduccio d'inverno e il suo fresco d'estate, ma per goderseli appieno si dovrebbe anche risparmiare. Il modo migliore per farlo? Scoprire GF Narcisi, oltre 1000 metri quadri dedicati al riscaldamento e condizionamento. Vieni a scoprire di più da GF Narcisi, in via nazionale 310 a Castelnuovo Romano. GF Narcisi, il tuo clima di casa dal 1993. Numero verde gratuito 800 800 600. Vogliamo provare a chiederci se in questo girone di ritorno, annullando, fra virgolette, l'attuale classifica, dovremmo prevedere una stagione comunque ricca di insidie e di difficoltà?
secondo voi? Non ho capito la domanda. Se, il monopoli che verrà a Teramo è un monopoli diverso, il Bisceglie che verrà a Teramo, sì, adesso ho capito. Eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Tutto quello che di buono abbiamo fatto prima, faremmo bene a nasconderlo pensando di apprezzare invece anche il punto di Foggia, oppure dobbiamo continuare a ragionare come una squadra brillante che vale i primi 5, 4, 6 posti della classifica? Io comincio? Mi piacerebbe sentire te, sì. Guarda, allora, io credo che sia... Tu sei, mi sembra abbastanza pessimista, no? Sono realista, non pessimista. Ecco appunto, realista. No, realista, pessimista no, pessimista era Leopardi, io no. Non mi iscrivo al novero dei leopardiani. Credo però che ci sia una evidente difficoltà nell'andare in gol, questo ormai penso che sia agli annali, resterà l'anno in cui il Teramo ha avuto più difficoltà. Tutte le altre squadre, l'hai detto prima, il Monopoli ha 7 giocatori diversi, 7, sì. Non uno, 7. Allora io dico, tutti si sono rinforzati. Io non mi aspetto di mantenere questo trend, e proprio perché non me l'aspetto sono pessimista, o meglio, sono realista, perché so che purtroppo le formazioni che all'inizio abbiamo battuto, anche con una certa facilità, ecco, per esempio a Monopoli vincemmo con una certa facilità, sì. Adesso sarà molto dura batterle, molto molto dura. Come sarà difficile andare a vincere a Castellammare, sì, come sarà difficile andare a giocare a Caserta. Ma un obiettivo ce lo vogliamo dare? A salvezza. Tu dici salvezza. 45 punti è quello di arrivare. Cioè, però, io dico, prima si arriva alla salvezza più tranquillità c'è, perché oggi... Ti mancano 11 punti per la salvezza. D'altra parte... Ragà, ci mancano pure 18 per te, 17, 18 per te. Cioè. No, cioè, per certi versi gli do ragione, perché se, giustamente come pensavamo prima, se noi prendiamo le 8 partite più le 3 che abbiamo fatto, sono 11... 11 partite e 10 punti. 10 punti, 11 e 11, 22 e 11, 33... Alla fine a 32 punti. Scusa Walter, punti. Perdonami, no, io non è che dopo, perché sembra che uno voglia fare l'uccello del malaugurio. No, allora, noi in casa, abbiamo. Lo stai motivando. No, in casa abbiamo Catanzaro, Terni, ok? La Turris, che è una squadra corsara, ha vinto soprattutto molto. Fuori casa. Sì. La Francavilla, ok? Monopoli. Monopoli. Fuori casa abbiamo le squadracce che si devono salvare. Vai a Cava. No? Poi avrai il Bisceglie in casa, quindi sono partite che tu farai grossa fatica, andrai a Catania, cioè, quindi mi dite voi sulla carta se sarà facile raggiungere, fare altri 14-15 punti, io penso che dovremo sudare per farli, però, penso. Allora però no, secondo me è normale che bisogna prima salvare, cioè, pure chi vince il campionato, la Ternana, certo. Prima la fare i punti alla salvezza. La può fare ma già l'ha fatti. No, per dire. Già l'ha fatti. Però dico, per step. Mo, con il campionato che ha fatto il Teramo, cioè, dal primo. Cioè, ma sono d'accordo con te, Alfredo. Anche la Ternana ad oggi, che ha pareggiato, e come diceva il mister Valbruni, doveva prendere 3 pere. Così ha detto, mister Valbruni? Pere. Alla fine, sì. Ecco. A Palermo. Ecco, sono 3 pere. Auteri, 3 pere, quella è un'altra cosa. Ancora non perde male. Le pere sono un'altra cosa. Quindi se si fermasse la Ternana rischierebbe anche la Ternana di non vincere il campionato. È imbattuta. Ecco, è imbattuta. Però sto a dire, è troppo da furbi. Ecco, dopo mo rifaccio l'Alfredo, non sto a dire a voi, però è troppo da furbi che noi ci dobbiamo salvare, no? Perché se siamo una squadra che insomma dall'inizio del campionato sta tra le prime 5, se ci teniamo a salvare noi, no? Ma il Potenza che deve fare? Già sta a fare la preparazione per la Serie D, no? Quindi quello che dico, si critica la prestazione e tutto, però il Teramo, se non dovesse fare i playoff, playoff in sì, fare terzi, anche se non dovesse decimi. Fare i playoff, anche fare decimi. Non me ne voglia nessuno, ma il Teramo si salva benissimo, perché diciamo tutti, ci siamo tranquillizzati tutti quanti, la Ponte non si può comprare, non ce lo possiamo permettere e dobbiamo andare a Metano o a GPL, benissimo, però è sempre una squadra che ha un costo. E sinceramente con il costo di ingaggi che ha questa squadra, cioè, mi ci scappa girone. Da ridere, e qui mo rifaccio benissimo tutto, mi va bene tutto, però se noi facciamo i furbi e diciamo che lo Teramo si deve salvare spendendo un budget di un 4 milioni, che è un budget che soffre di correzione, come ha detto Federico, no? Perché
è una correzione e stiamo correggendo andando verso il basso, però non possiamo dire che con la spesa che abbiamo, insomma ieri abbiamo visto la partita Foggia-Teramo, no? Ma non mi voglio dilungare, si è vista la differenza di budget. Certo, sì. Perché la differenza di budget ieri si è vista, tant'è che Fumagalli perdeva tempo. Dove non si è vista la differenza di budget? Davanti. Là davanti, ecco, allora, quindi, mo lasciamo a perdere e arriviamo a rete. Dico, quindi, il Teramo benissimo, ma non facciamo i furbi, perché se il Teramo con il budget spesa, mo, perché il per come spende quei soldi, li spende, non dovesse fare i playoff, è un flop. Ah, ecco, ecco, ha chiuso, è un fallimento. È un flop. Ecco allora perché i due punti di ieri, a me, i due punti di ieri, o altri sì, 4 milioni di euro sono flop. Mo Campitelli ci ha venduto il campionato e 4 milioni di euro. Mo, non mi fate parlare, non parliamo del passato, parliamo del futuro. Io sto provando a dire, no, però, mister, cerca se puoi di risollevare un po' questo problema che ventiliamo stasera. Il punto va bene perché ci avvicina alla salvezza, ma non facciamo con lo termine se te ne va a salvare, perché se no che cosa dico? Siccome l'altra volta ho sentito Federico che logicamente ha messo in risalto gli errori precedenti, che ne sono stati diversi. Possibile che non si poteva correggere un solo errore e si completava. Poi che la squadra avesse fatto adesso, secondo il mio punto di vista, poteva lottare, basta vedere che anche l'Avellino sta perdendo con la Juve Stabia, il Teramo poteva tranquillamente lottare per un secondo posto, perché la Ternana va al di sopra, perché ha programmato molto ma molto meglio di noi, non ha corretto la squadra degli 11 punti, non ha corretto la squadra dell'undicesima posizione, non ha corretto la squadra nella quinta posizione, ha messo correzioni adesso e si dimostra i risultati che sta facendo, perché si è permesso di trovare delle difficoltà oggi, tolto due punti ne ha messe altre due, per cui è di un altro pianeta. Allora, mister, sai che cosa? Dopo il contratto avvantaggiato. Dopo mi taccio, perché ormai è tutto chiuso, no? Quindi sta a posto. No, potevamo... no, aspetta, no. Ne sta a posto. No, svincolato. Svincolato. Fino al 31 marzo. Però posso dire una cosa adesso? Sì, però non fai il nome di Mazzeo a me, perché io l'ho fatto con voi, ma prima di Supergol. E a cava. Mo lo voglio fare in diretta. E già a cava. Non so, probabile, sì. Però ve lo dissi, ci sta Mazzeo, infatti, che si è svincolato. Ma ci entra Mazzeo. Quello che sto per dire, ci entra Mazzeo. Caro Franco, mo posso dire una cosa a Franco? Chi è? Franco, presidente del Teramo. Il presidente, imperatore il re. Ci sono rimasto male di una cosa, perché ho visto a fine della partita del Bari, col Bari, benedetto a chi ha fatto quella ripresa, e ho visto un abbraccio, una corsa del presidente e un abbraccio all'allenatore, e mi ha emozionato. Non sto leccando a nessuno. Mi ha emozionato. Ma sì, perché hai pianto a casa, perciò io ho pianto, lo puoi dire tranquillamente. Mi ha emozionato perché ho visto una persona, mi sono un po' immedesimato, è un abbraccio che avrei voluto fare nel re, perché l'avrei fatto a Paci, e quell'abbraccio mi è sembrato come un avvicinamento. Eccolo. Guarda là, è un avvicinamento di una persona verso un qualcosa pure sconosciuto fino a qualche anno fa, cioè il calcio, perché Franco il calcio non, no, è preso, cioè come se c'è passione, ho visto la passione, come se fosse si fosse sviluppata la passione in Iachini. E cosa mi aspettavo io? Un regalo. Siccome ci mancava un giorno, ho detto, mi sono medesimato a me, io, no? Alfredo è pieno di cambiare. Pieno di cambiare, con una cosa del genere, no? Pieno di cambiare, pure protestato, no? Una cosa del genere, con un abbraccio che se l'è meritato, perché ci ho pianto, cosa avrebbe fatto Alfredo? Andava a Rangitelli, dagli zingari, prendeva i soldi da Strozzi, Mazzeo! Non dico Mazzeo, invece non è successo. E qui ci sono rimasto male. Cioè, poi me la vedevo con gli zingari, grande. Però là l'avrei fatto. Costantino no. No, Costantino si può stare a casa. Vabbè, non lo chiedo, lo dico. Mazzeo. Che io avrei preso più Costantino. Mazzeo sta a posto, però... i campioni si vedono all'arrivo. Mo ha fatto due gol, vediamo dove va la propria. Va bene. Non per fare polemica, ci sono rimasto perché mi aspettavo. Capito? Mi aspettavo la. E invece, era troppo.
Era pretendere troppo, no, non lo so, già che ti ha emozionato vedendo la braccia. No, cioè, ma perché a voi non vi emozionate quelle sì. immagini emozionate? Sì, però io mi sono fermato là. Soprattutto tu invece ci piglia pure. No, soprattutto fatto da una persona che si sta avvicinando alla passione calcistica. Sì, meritavo... hai detto cose belle, però io dico una cosa: lui ha speso tanto. Speso male da chi gli ha fatto spendere male, però dico una cosa, io invece vedo più che lui si corregga nell'entusiasmo verso la tifoseria, che non c'è, attualmente non c'è. Non c'è la tifoseria nel senso che è latita, poveretta, no? Cioè. No, però quell'entusiasmo che, non so, anche in piazza, che dà una pacca a qualche tifoso, eccetera, eccetera, io non l'ho visto, quindi la passione, anche quella di un presidente. Però io dico un'altra cosa, lui questo non lo farebbe mai, perché si vede che non lo fa mai, però possibile che io ho una squadra, e tu dici sempre le stesse cose, ho una squadra che tutti quanti invidiano, che tutti quanti nell'intervista dopo gara dici Teramo è una squadra forte tra le candidate, eccetera. Possibile che non ci provo dopo che io ho illuso la tifoseria dicendo programma è di 3 anni? E fallo sto sforzo, anche Mazzeo, anche una pecora, però è sempre una punta, insomma, ecco. Ci stavamo zitti tutti, ve l'ho presa. Speriamo che ci fa un regalo tardivo. Mazzeo ancora non si è accorto. Un regalo da Dio. No, tardivo. Ah, tardivo. Mazzeo ancora non si è accorto. Fino al 31 marzo si possono prendere gli svingolati. E ce ne sono... No, tanti, si possono prendere... Che mo non ci abbiamo tempo, giustamente. Sì, raga, però non ci abbiamo tempo. Se è Mazzeo che è tesserato a Livorno è una cosa, se è Costantino che era tesserato a Modena è un'altra cosa, se mi pia un giocatore che sta fermo, auguri. Esatto. Cioè fra 3 mesi forse poi va, quindi no, rassegnatevi. Io lo ero. Sì, sì, io mi sono già rassegnato. Io ho rassegnato pure prima. Infatti vi sto dicendo, pensare a salvarci. Io non ho segnato, sto andando in pubblicità, una pazzia. Io da allenatore, per esempio, devo inventare qualcosa. Centravanti Bombaggi. Ancora? L'ha fatto. No, però centravanti gli dico, guarda, lo devi caricare. Tu sei un centravanti, noi non facciamo gol, devi stare lì davanti, sa superare l'uomo, c'ha un bel tiro. In movimento lo fa meno, fa più movimento. Non è brevilineo, mister. No, ce ne sono stati di mezzo. Cioè, punto. Te lo inventeresti centrale? Io me lo inventerei. Quando ci ha provato Tedino. Male, Giarcito. Però male. E comunque abbiamo una caratteristica, che quelli davanti, Bombaggi, Pinzauti, quando fanno gol o fa un super gol, solo Eurogol. A noi mancano i golletti stupidini che fanno i punti. Che ha fatto purtroppo solo Ilari. Cioè, come quello di ieri che ha annullato, no? Stillato, di Tasco di Rapina, poi il gol, 1-0. Quello ci fa. Però io, è che non si fa. È quello. Però io sono allenatore, quando vedo. La del portiere, quando vedo. Sì, ma io sono allenatore, quando vedo. Perciò io che ad un certo momento Bombaggi nell'area di rigore, quasi vicino all'area piccola, ti fa quel lavoro. Perché non può fare la punta? Ditemelo voi. Sentite, mettetevi sugli attenti quando Valbruni fa analisi tecniche da allenatore di calcio. Io preferisco Lubel e Riganò. Io sono del parere che Bombaggi centravanti non funzionerebbe, però se il mister insiste... Vabbè, ma d'altra parte è una prova, si può fare, non che esiste. Sì, qual è? Della disperazione, prima che... ti vieni la patata, poi ti vieni pure la buccia. Proviamo con la buccia, no, che dobbiamo fare. Cioè, pur di non morire di fame, mandiamo la buccia. No, perché... io ho Pinzauti, poi ho Gervi, sono quelli di ruolo, diciamo. No? Pinzauti oggi è il titolare, continuerà a fare il titolare. Insegnato. No, io proverei a fare gol, continuare a fare gol con altri. Va bene. E a me Ilari non me lo deve togliere il mister, perché infatti, Ilari vede la porta infatti, più di tutti quanti. È pericolosissimo. Allora tu hai Ilari, Mungo. Mungo, Ligolo non ha fatto bene. No, sto dicendo Ilari. Costa Ferreira è uno che c'ha qualcosa. Costa Ferreira, c'hai 3 giocatori. Bombaggi centravanti e Ilari a fianco sulla sinistra. No, tatticamente la squadra funziona, è Bombaggi centravanti che non funziona. Quindi Pinzauti mister. Ma perché Muller, anche se Bombaggi partì attaccante, non aveva le stesse caratteristiche
Müller del tedesco, il tedesco non c'aveva le stesse caratteristiche di Bombacci. Quale dei Müller? Il Gerd Müller? Gerd Müller. Ma era, c'aveva le gambe così, Bombacci era uguale. L'unica cosa che mentalmente nello spogliatoio gli devi far capire, a me mi serve una punta. E siccome io stanotte ho dormito e mi sono risvegliato che tu mi fai la doppia cifra, devi essere convinto di fare quello, bella dentro, corre a tutte le parti, e siccome tecnicamente è bravo, i difensori li supera in una maniera facile. E anche non male di testa. Non male di testa, bravissimo. Non male di testa. Provaci, porco dinci paci. Provaci. Provaci. Così è. Allora, andiamo in pubblicità, poi in linea alla regia con i tifosi che scrivono anche di mercoledì, come sempre. Noi, nonostante Draghi. Nonostante Draghi, nonostante i quarti di finale di Coppa Italia, le semifinali, che Napoli e Atalanta. Fate opinione, gli stai in da fare. Regia. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campli. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosi e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio. Bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapark, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. L'influenza con me non attacca. Io mi vaccino per prendermi cura della mia famiglia. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base. Allora, diamo spazio ai tifosi di Supergol che ci seguono e che hanno da dire la loro, magari in piena dissintonia con quello che è un po' il trend che è emerso in trasmissione stasera, ben oltre le peggiori previsioni personali, secondo me, poi, però è una mia valutazione, quindi non conta.
Clemente, ultime notizie. Siamo tornati ai livelli di gioco delle prime partite. Vincere contro il Bari e pareggiare contro il Foggia direi ottimo, ma non dobbiamo fermarci adesso. Sono d'accordo con Walter di ieri sera a TV6, sono stato ospite di Jacopo Forcella. Occhio al Monopoli, che non è quello dell'andata. Mi sapete dire cosa abbia Birlighea? Allora, per Birlighea fu detto, Clemente, che necessitavano fra esami e quant'altro circa una decina di giorni, che sono passati o stanno passando. Sì. Quindi ci vorrà ancora del tempo, io credo, sicuramente non per il Monopoli, si spera magari per la gara successiva se non ci saranno complicazioni. Però ricordiamoci pure che Birlighea è un prodotto sul quale oggi il Teramo punterebbe, ma che fino all'altro ieri ha provato a dare ovunque, e che comunque è una punta, più che una punta esterna, è un'ala. E questo avvalora, non è un doppione di Francesco. Sì, sì. E questo avvalora la tua affermazione di lunedì sera, quando hai detto che non c'è una logica. Ma così è. Così sì, è. Ma sono tre. Ma guardate che non è andato via quest'estate a giugno solo per una questione di tempistica, era già del Limolese, in prestito, ma era del Limolese. Prossimo messaggio. Cari amici, Mauro Nardi, oggi i nostri ragazzi hanno aggiunto un mattoncino sul loro percorso, perché come dice il buon Gasp, chi si ferma ci va indietro, perché il cammino è sempre in salita. Poi vorrei ricordare a mister Valbruni che quando la verità si scontra con il potere, la verità soccombe, capisci a me? Lui ti dice, e io ti chiedo, facci capire pure a noi. Ma io dico che mi sembra che ho avuto sempre libertà di scelta di quello che ho detto sempre, dall'anno scorso 54 puntate a quest'anno, fa parte di me, perché io, ringraziando il cielo, non ho bisogno di nessuno, quindi fortunatamente sono uno tranquillo, tifo Teramo perché tifo Teramo, perché l'ho dimostrato, perché pur avendo la tessera olimpica ho fatto l'abbonamento e lo rifarò sempre, però io quello che devo dire, ma sempre per aiutare, perché alla fine sentire Federico che mi dice abbiamo corretto quello dell'anno scorso, quando oggi ci avevi un punto in più dall'anno scorso, allora non hai corretto niente, perché l'anno scorso non hai sbagliato niente. E poi magari a Nardi chiederemo di essere un po' più chiaro anche per noi, perché insomma è vero che Valbruni ha compreso evidentemente quello che dicevi, ma io per esempio no, quindi se sei un po' più chiaro forse la storia delle punte, cioè lui ha fatto l'elenco delle squadre, capito, ma andiamo a supposizioni? Sì, chiaro, sì, capiamo. Prossimo messaggio. Come vedrebbe il Teramo con gli Ozzi e con il 3-5-2? Basta, gli Ozzi, basta con gli Ozzi. Avanti, andiamo avanti. Gli Ozzi l'ha sponsorizzato giornalisticamente, Valbruni senza risultati. Volevo sapere da Valbruni se il Teramo ha giocatori adatti al 3-5-2. Per come non ha giocatori adatti? Ho detto poco fa che Bombaci per me potrebbe giocare centravanti, se glielo chiedete lui lo fa, perché con Tedino ha fatto la mezzala arretrata, quindi vuol dire che adesso ha cambiato ruolo e ha dimostrato l'anno scorso con i suoi 8 gol e quest'anno con i suoi gol, sta dimostrando che anche in quel ruolo, chi sa giocare a pallone sa giocare dappertutto. Mazzone ha preso Pirlo dalla destra, l'ha messo dietro, regista, uno dei migliori registi a livello mondiale, ha vinto il titolo mondiale, per cui per me chi sa giocare al calcio, quindi, può giocare 3-5-2, sì, può giocare in tutti 3-5-2, sì, perché secondo, la domanda sì, era 3-5-2, sì. No, 3-5-2. Questa è una squadra che può fare il 3-5-2, sì. Bombaggi, okay, e Pinzauti davanti e poi scegli, la puoi scegliere, perché hai preso Vitturino, hai completato il ruolo lì. Prossimo messaggio. Costa Ferreira. Buonasera a tutti, mister Valbruni, stasera sei tu il numero uno in assoluto. Quale squadra professionistica avrebbe allenato in passato, visto che fa schemi alla lavagna? Un saluto a Peppone Lu Joy. No, innanzitutto io non ho queste capacità
di fare gli schemi e mi sembra che presento solo la squadra e non dico niente. Potresti poi, anche dirlo, mister, poi, mo te lo dico io. No, poi lo potresti anche dire. No, no, ma poi fortunatamente c'è un grosso pregio, che le squadre le ho sapute sempre fare, però ho sempre preteso che la squadra, quando sono andato in qualsiasi società, la squadra la dovevo fare io, mi prendevo le mie responsabilità, fortunatamente i 9 campionati fatti, li ho vinti, 4 secondo posti li ho ottenuti. Consentimi di dire che quello, come ci sono messaggi che esaltano le tue qualità, ce ne sono altri che insomma no, ma poi io cercano di sminuirle. La verità vera è che si può parlare di calcio e si possono fare schemi di calcio anche se non si è stati allenatori professionistici, anche se non si è stati allenatori, arrivo a dirvi. Okay. No, io innanzitutto, cioè, per l'amore del cielo, con presunzione sono un allenatore professionista, modestamente, se lo volete vedere c'ho il foglietto, sono arrivato. No, ma lui terzo. Parlava di ma carriera. Non è in mister, ma non è in discussione. No, 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 ma io non sto dicendo questo. Io lavoravo, ho fatto una scelta, perché il calcio non è il calcio, certo, di oggi. Mister. Il calcio di oggi era milionario. Non sei tenuto a giustificare. No, no, niente. Ma non voglio giustificare. Non sei proprio tenuto. Prossimo messaggio, figurati. Prossimo messaggio. Tanto so da dove viene. Buonasera, una domanda a Valbruni, come avrebbe visto Maio nel Teramo. Grazie e buonasera a tutti. Maio, lo dico per chi non sa chi è un attaccante che ha fatto sempre molto molto bene nei dilettanti, particolarmente in eccellenza, ma ha fatto bene anche a Porto Sant'Elpidio Indy lo scorso anno, a tal punto che è andato a Piacenza in C a 27-28 anni, non sta facendo grandi cose. No, però a Piacenza, io, però tu lo conosci bene. No, io per me è un giocatore che allora pure Maio io avevo buono. A me è andato bene anche Maio. Perché Maio Costantino no. Attualmente Costantino non sto criticando le bontà calcistiche, se ce l'ha o meno, perché non mi interessa. No, per una questione di a me, così come Cianci, per me Cianci che è contrattualizzato e sarà del Teramo anche per i prossimi 2 anni, e Costantino per me possono stare dove stanno. Okay. Maio, niente, Maio è un giocatore che innanzitutto con la Torrese ha fatto i suoi 24-25 gol. Sì, mister. No, no, però Torricelli dove giocava, signori miei? Sì, ma uno. Dai, Maio sarà il miglior giocatore del mondo. Prisciandaro ha fatto sempre i gol in Serie D, sì, e in... Per scelta però. Per scelta. Ma Maio può darsi pure che sia per scelta. Non sarebbe andato a Piacenza. Però a Piacenza poteva io essere... Io non lo so, e poi magari... No, no, nel non mi fate fare, può no. succedere, però... Immaginate se domenica... Se noi ci fossimo rinforzati con Maio, probabilmente avremmo avuto da ridire parecchio. No, dai, sono d'accordo, no, però dico, se noi attualmente... Meglio Maio che mai. È un attaccante. Cioè, meglio Maio che mai. Meglio Maio che mai. Beh, sì, sì. Guarda, è un attaccante. Il momento che è un attaccante, era un attaccante in più che poteva, intanto il ruolo... lo poteva fare. Non si è trovato bene a Piacenza perché l'ambiente. Ammesso che domenica avanti, se Tutino, Bonino ci segna 3 partite, oh, 3 gol. Madonna mia. Allora, premesso che io Bonino non lo avrei dato se non avessi ripreso un attaccante in sostituzione questo, di Bonino. No, ma diciamo con la verità, a Potamici la verità. Se io ho Pinzauti, Bonino e Gerbi, ma senza essere cattivo, vi voglio bene. Non mi tolgo Bonino. Cioè, capito? Se mi tenga l'utente, no? Me ne deve prima quella, capite, che sta. E poi, cioè, nella successione, vedere prima Gerbi qua dietro a Lucollo, l'utente. Ma guarda, dopo Bonino e poi Pinzauti. A posteriori, aver fatto andare via Bonino, che poi stia facendo. Che anche poi siano uguali, Monopoli. Siano due canini. Fatto. Però quello era già cariato. Costante, no? Sì, però è stato un errore, ragazzi. Ma noi abbiamo tolto un attaccante che non stava soddisfacendo, d'accordissimo. Vabbè, probabilmente non piaceva manco a qualcun altro. Forse non piaceva nemmeno al mister, non lo so. Col turnover non si può. Però voglio dire, oggi non hai un'alternativa se non Gerbi. Ma anche perché quello era un giocatore in prestito. Essere inferiore. È un giocatore in prestito. A Bonino. Se te lo do in prestito, io Pescara, ma senza dirti di parolaccio al Pescara, tanto è già retrocesso. Siccome gli serve per un altro anno Bonino al Pescara, in Serie C, allora se io te l'ho dato... Se io te l'ho dato e l'altro anno faccio la C e non me lo fai giocare, faccio una cosa, lo do al Monopoli che me lo fa giocare. No, allora così un altro anno vi invito ad una riflessione, ti metto la maglietta del Delfino, poi andiamo dai tifosi, se no facciamo tardi pure stasera. La, la riflessione è questa: se diamo per scontato che Scienza, l'allenatore del Monopoli, l'ho preso, sia un bravo allenatore, e lo è, dovete sapere che Bonino
scelse Teramo e non Monopoli quando è venuto a Teramo, pensando di scegliere meglio. Perché? Perché Scienza, come prima scelta per la sua squadra, aveva chiesto Bonino. È un caso, non è un caso, che abbia giocato meno di 3 partite facendo 2 gol e sbagliando un calcio di rigore? O, cosa molto più probabile, il Teramo ha sbagliato a darlo senza sostituirlo? Perché io non dico che ha sbagliato a darlo, io dico che ha sbagliato a darlo se non doveva sostituirlo. Riflessione giusta. Forse un errore. Poteva far giocare anche un po' di più. Eh? E Bonino poteva far giocare anche un po' di più. Io adesso non voglio andare anche oltre, ma c'è Drey, perché hai ragione. Secondo me Bonino è stato anche un po' sottovalutato. Ma l'hanno accantonato a un certo punto. Perché è uscito di squadra anche quando ha giocato bene. Perché a Terni mancò un gol, ma non giocò male, ma giocò proprio bene. Faceva la domenica dopo in panchina. Era un giocatore di profondità, faceva reparto da solo. Come vedete, dietro la storia di un giocatore ci sono 10, 20, 30 punti di domanda che ci dobbiamo fare. Tra l'altro ebbe anche dei buoni spunti, perché ora mi auguro che non segni col Teramo. A noi ci serve il bomber, Bonino non è un bomber. Uno, numero due, mo' non cominciamo, Walter Coh. Allora, mo' sto Scienza, no? Sto scienziato, no? Sto scienziato. È bravo. Sì, ma pure Conte è bravo. Conte mo, può essere antipatico, è bravo. Che ha fatto ieri Conte? Vabbè, no, quindi mo' Scienza verrà domani, quando è domenica viene. Si rivivrà dei ricordi dell'anno scorso, che aveva un altro Monopoli. Quest'anno davanti c'è lo scienziato di Bonino. L'anno scorso col Monopoli farà la sua partitina, fece poi Fedina. Tornerà e rimpiangerà di aver perso la partita con l'Intero. Me lo auguro, me lo auguro. C'è un'altra riflessione breve. Me lo auguro. C'è un'altra riflessione breve. Noi abbiamo detto le punte, ma dobbiamo anche capire il tipo di gioco che vuole Paci. Che gli piace più un gioco con una sola punta. D'altra parte, se andate a vedere le riflessioni, col Forlì la migliore difesa del girone, però è arrivato ottavo. È ovvio che vuole giocare con una punta, questo è il suo modulo. Non vuole uno d'area di rigore, ma vuole uno mobile. Ho capito, ma questo è il discorso. Sarà mobile, ma se non fa gol. Dobbiamo comprare una donna, non immobile. Tu sei la seconda difesa migliore del girone. Sì, meno male. Ecco. Meno male. Prendiamo pochi gol. L'anno scorso la migliore difesa del girone, Forlì. Squadra di metà classifica, peraltro. Arrivò a metà classifica, ottavo. Sì, certo. Prossimi messaggi, vediamo di leggerli. Sarebbe stato un altro campionato, va bene, abbiamo detto. Andiamo avanti. Basta con gli Ozzi. Lubello Infantino, Lubello Infantino, che non ci diamo più perché insomma non ci diamo più. In questo momento non è in grande condizione fisica, però ha fatto già 9 gol. Sì. 9 sono già 9. Vabbè, poi sono 2 o 3 partite che non gioca. Adesso non sta giocando, ma ha fatto 9 gol. Prossimo messaggio. Arriva il Teco, tu mi sei parlato di Bonino. Arriva lo svedese. Ma tu mi sei parlato di questo. Arriva lo svedese. Quello a Pescara è arrivato. Dalla Corea. ancora con i prossimi. Caro Dodo, vatti a vedere il notaresco, scrive Mauro. Ecco. Non so perché il notaresco, ma andrò a vedere anche il notaresco. Che ha vinto, ha vinto. Ha vinto. Non so se abbiamo anche la grafica della D, magari abbiamo anche i risultati. Ma pure il Palermo. Si è ritirato, quella squadra non è giocata. E comunque un punto, scrive Luca, che fa classifica, visti anche i risultati di oggi, ma con una punta anche dalla D la potremmo prendere. Questo ci sarebbe Mercai. Lo conosciamo. Quando poco sta, dice Luca, di Mercai abbiamo parlato noi, super gol. Tu ne hai parlato. No, e vabbè, noi di super gol. Ha pareggiato pure il Catania. Ma poi, scusami. Ma Mercai adesso è col vasto girato. Scusa, dopo quando quest'anno resta lì. Scusi, puoi rivedere, Gibbe, puoi rimettere, come è scritto? Mercai. Mercai, se invece della K ci mette la T, chi è? Mirtai. Ecco il grande bomber, Florian. Questo è, se c'era Mirtaella davanti, che troverai a fine? È finita, capito? Voi ricorderete che a Sandro non ha bisogno di consigli il direttore sportivo del Teramo. Vi ricordate super gol, non più tardi di 3 giorni fa, gli abbiamo detto di guardarsi intorno in D. Sì, l'ha detto. Perché in D, vi assicuro ragazzi, che ci sono giocatori importanti. Ma non voglio parlare di Dos Santos che a Notaresco, no?
che è un attaccante che conosciamo, no? Però di attaccanti di quel livello in D ce ne sono tanti, ma ce ne sono davvero tanti, e portarli in C per un giocatore che da dilettante cambia status e diventa professionista, guardate che non è, tranne i prescindaro rari del caso, non, cioè, è un salto di qualità importante per l'atleta, quindi si accontentano. Anzi, e a proposito legano i contratti alle prestazioni, ai gol, no? Quindi bisognerebbe essere bravi a girare in questi campi. Andrea, che ieri ha giocato male contro il Teramo, è un prodotto. Bisogna vedere chi va a vedere questi giocatori. Parlando di Miltai, no? Rispondendo a Florian, a quello dello spiritosello che ti ha detto degli schemi, no? Spiritoso, ha fatto la cosa spiritosa, ma sta contento a casa e va bene. Però dicono, perché uno deve aver giocato in Serie A, anche sta gente qua, perché. Allora dico, a proposito di Miltai, no? Un anno venne a allenare, quell'anno venne a allenare, era un signore, un centravanti che poi faceva pure gol. Bruzzo, quando arrivò Bruzzo a Teramo, Roberto Bruzzo, chi è Miltai? Sì. Infatti, chi è Bruzzo? Dove allenato? No, venne a Teramo, ma te puoi fare il bagaglio, e disse, ma la porta, perché non ce ne capisci niente. Quindi non è che uno perché fa la Serie A può fare schema. La premiata ditta Bruzzo Graziani. Sì. È una stupidaggine, capito? Ancora messaggi, vorrei portarli a termine se ci riesco, ma non credo. Luca, questo l'abbiamo visto, sì. Una punta dalla D, l'abbiamo appena letto. Teramani si nasce, buonasera mister, a me sembra che la squadra non ha assolutamente fiducia nel nostro attacco, visto che continuiamo a tirare sempre da 30 metri, mandando la palla in tribuna. Teramani si nasce. Ma tu hai un giocatore, Pinzauti, che purtroppo sta facendo sotto l'aspetto dell'impegno 10, sotto l'aspetto delle realizzazioni, a parte questi due gol, sta facendo brutte figure, perché da solo, marcato da 5 elementi, è difficile giocare. Da 5 elementi, perché il Foggia non ha spostato i 5 giocatori, perché se ci fate caso, Calombò rientrava sempre, sì, e faceva il terzino. Quasi un terzino. Terzino. Quindi è difficile. Lì lo stesso 37enne Evacuo, diciamo, fa qualcosa in più là davanti. Lo stesso Castaldo, 38 anni, la Casertana si è ripresa, perché un vecchio bomber ti dà innanzitutto quella carica agonistica ai giocatori che gli stanno attorno, e in più ti dà la possibilità, perché ti richiama, li consiglia, aiuta l'allenatore. Secondo me un attaccante bisognava prenderlo a tutti i costi per fare un finale di campionato stupendo. Lo so mister, no. Perché il Teramo è forte. Walter Cori sta guardando il telefonino, sta guardando Mazzeo, cioè cerca persone. Dove sta Mazzeo? Allora, andiamo con qualche altro messaggio? Non credo che il Milan non prendeva... Allora, buonasera, ma in realtà una punta decente sul mercato ci stava. Cori, ti sei allineato, ma la panza è rimasta. Sull'allineamento non so a cosa ti riferisci. Se sei più chiaro ti risponderò a tono. Per il resto, sinceramente, non so a cosa ti riferisca. Prossimo messaggio. Allora, fagli sapere al caro Paci, mi scrive Matteo, che le partite sporche come quella di ieri o le altre affrontate con squadre di bassa classifica si vincono con i fantasisti e i bomber, si vincono con gente come Infantino, che con i suoi gol ha salvato il Teramo dalla retrocessione. Scusate, ho perso il filo. Vorrei chiedere a Valbruni se crede nelle parole di Federico quando dice che con gli attuali attaccanti vogliono lavorarci per farli diventare anche dei bomber. Per me un attaccante non si costruisce. Se hai talento si vede da subito, e come quel detto, il buongiorno si vede dal mattino, forza diavolo. Cioè si può lavorare, per esempio, traduco Valbruni, ti prego di essere celere, sì, perché è tardi, sì. Su un Pinzauti, affinché Pinzauti da buon attaccante diventi un bomber? Non lo potrà mai diventare un vero bomber, sotto l'aspetto fisico, perché ha velocità in esterno, e giustamente... Per me un centravanti è il centravanti, ma adesso nominiamo sempre Infantino. Però il signor Federico l'altra volta ha detto una cosa, mi dispiace, non vera, perché lui l'ha avuto a Carrara e ha detto che non rientrava nei piani di Auteri, però non sa
che ha fatto uno spareggio con Auteri, centravanti col Matera, Infantino, guarda caso. Sì, però poi a Catanzaro fu Auteri che lo fece fuori. Però l'ha voluto, quindi... A Matera. Da Matera se l'è portata a Catanzaro. Sì, e poi a Catanzaro non ha fatto bene. Però, dicevo, la Pugna non si costruisce. Se voi prendete Walter Cori che fa un presentatore, io non lo posso fare, non lo posso costruire. Lui ha 40 anni di esperienza, sa benissimo come dirigere la trasmissione. Ancora un qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità. Un paio e andiamo in pubblicità. Schunks. Si metteva dentro quella palla Costa Ferrera, ieri la partita era vinta. Sì, è vero. Se c'è qualcuno che ha provato a fare qualcosa ieri, però è stato proprio il Teramo. Sì, anche sì, questo sì, è vero, anche questo lo abbiamo detto. Qualcosina più ha fatto, sicuro. Lo abbiamo detto, però non ci è piaciuto lo stesso. Buonasera Walter, un caro saluto. Paci deve molto a Iachini, che lo ha pescato tra i dilettanti. Gli va dato atto del buon lavoro sin qui svolto. Credo però che un allenatore più navigato si sarebbe imposto con la società per un attaccante di peso. Il non averla è un controsenso calcistico che ci rende sterili, depotenziando il buonissimo organico. Ha ragione il mister, ce la giocavamo alla grande, scrive Roberto Nepa. Ed è il pensiero sicuramente che aleggia nello studio di Teleponte, non da stasera, ma da tempo immemore. È così. Ed è la ragione per la quale diciamo che la squadra è monca. Esatto. Andiamo in pubblicità per l'ultimo impegno e poi ci ritroveremo in studio. Kawa Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Kawa Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campri. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Ogni casa merita il suo calduccio d'inverno e il suo fresco d'estate. Ma per goderseli appieno si dovrebbe anche risparmiare. Il modo migliore per farlo? Scoprire GF Narcisi, oltre 1000 metri quadri dedicati al riscaldamento e condizionamento. Vieni a scoprire di più da GF Narcisi, in via nazionale 310 a Castelnuovo Romano. GF Narcisi, il tuo clima di casa dal 1993. Numero verde gratuito 800 800 600. Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Guarda,
Allora, sulle due gare che sono ancora in corso di svolgimento si registrano due pari al momento. Poi a fine partita, a fine trasmissione, proveremo anche quelli qua. Juve Stabia Catania e Bisceglie Avellino sono sull'1-1. Vedete quanto è difficile vincere anche a Bisceglie per uno squadrone come l'Avellino. Quindi alla fine vi aggiorneremo la classifica, perché mancano 7-8 minuti più recupero in questi due campi. Invece direi di andare a chiudere i messaggi acquisiti, tanti anche questa sera, ne abbiamo ancora una decina mi pare, e quindi li vedremo, i risultati sono ancora sull'1-1. Alfredo Dodo, Walter Valbruni, sono due anni che parlate della punta che manca, ma perché non facete una colletta la con Brett? In effetti qui Valbruni, Dodo e Alfredo qualcosina potrebbero investire. Sì, avete ragione. Sì. Stiamo pensando di fare un'OPA ostile al Presidente, adesso vediamo di concordare. Noi possiamo solamente indicare, non possiamo comprare. Sono due anni che si parla della punta perché... Perché ce l'avevamo l'anno scorso. Né Infantino, non si parla qua di Infantino. No, l'anno scorso sì. Si parla l'anno che, scorso si parlò di Infantino, se, un campionato. No, allora si parla che... non eravamo in Infantino. Si parlava l'anno scorso e bisognava ambire a grossi traguardi, no? Si dà. Qui comunque sia, anche la Cavese che deve salvarsi, probabilmente la correzione di mercato è Bubas e forse Mazzeo. Due ne ha presi. Cioè, solitamente, insomma, lo diceva pure Valbruni, no? Ma io andavo pure io. C'era la germinale. Anzi, quando ho potuto ho preso anche il permesso del lavoro, perché adesso non arrivano più, ma da bambini, quando arrivava lo centravanti, che la bicicletta, dalla stazione, partiva con la bicicletta, assieme agli 10 bambini come me, uno era... Si va al campo. Perciò, e si andava al campo a vedere l'attaccante nuovo. Perché quella è la passione. Quella è la passione, quindi sì. Per esempio con Teschio, cioè, da bambino che ho giocato con te, si andava e a me si è preso, cioè, un nonno Bruno che te la fa l'umane si arrabbiava con Teschio, ma noi andavamo a vedere la punta, quindi, perché questo è, perché chi vuole bene la squadra vorrebbe vincere, anche quando si deve salvare, per salvarti devi vincere, non il campionato, ma devi vincere le partite, e per vincere le partite purtroppo i gol ne fa lo portiere, ne fa l'attaccante. Ma va bene, siccome qua sembra questa cosa, però, sembra no, che no, noi no, lo diciamo no, per stasera, rompere le scatole alla gente. Cioè, la punta è la punta. Stasera avete capito, cioè, che se la squadra fosse. Cioè, il Milan ha preso i bravi. L'anno scorso il Milan, dicendo. No? L'hai è stato detto pure. Ma il Milan, hanno scritto i tifosi del Milan, e spero che le altre squadre scompaiano, tranne la Lazio, faceva la fase contro, no, si arrabbia lui. Però dicono. Cioè, l'anno scorso poi il Milan non vincerà il campionato, io spero di sì, ma rispetto all'anno scorso, che l'abbiamo preso un po' arrugginito di Ibrahimovic, quest'anno, grazie a Ibrahimovic, sono cresciuti tutti, ma Ibrahimovic sbaglierà i rigori, ma la può fare i gol, perché alla fine dello campionato va sempre in doppia cifra, perché fa i gol? Inutile, allora, il Giulianova che c'ha sei punti perché ha fatto 4 gol, e questo è il problema. Il Pescara se sta ultimo e perché ha fatto pochi gol, perché lo diceva pure Massimo Profete, che è l'amico di Achille, perché il Pescara è il peggior attacco e peggiore difesa, quindi cioè, sembra che pure dice togli la Lazio, Immobile la Lazio, cioè togli Ronaldo alla Juventus, che vogliamo fare ieri, allora. L'Inter ha perso perché ti mancava Lukaku. Che, no, si rammaricano i tifosi lì, mica perché mancava Andanovic, perché mancava Lukaku. Mancava pure Andanovic. Ormai Andanovic è due anni che ce l'ha. Allora, però andiamo con gli ultimi messaggi della serata. Filippo dice: comunque, da quello che mi è sembrato di capire dall'intervento di Federico di lunedì, in seguito a un dialogo con Paci, si è scelto di puntare sull'attaccante che ha tirato una testata all'arbitro, no, non è all'arbitro, ad un allenatore avversario, e non è un attaccante, è un ala, esterno. Perché corrispondeva al profilo di un attaccante che sfruttava lo spazio, ed era stata quella la richiesta di Paci, vero? Questo ha detto Federico, sì. Evidentemente al mister va bene andare avanti con Pinzauti, Gerbi e Birlighea, ricordatevi che non è un centravanti. Se li farà bastare, speriamo bene. Sono contento almeno di non aver concesso nulla in fase offensiva agli avversari,
nonostante la modestia dell'attacco del Foggia. Un saluto, Forza Teramo, Filippo, io dell'Agnello. E poi compaci. Io dell'Agnello e il Piccoletto e D'Andrea me li piace su tutte. Però è generoso, perché c'è gente come Curcio, il Foggia c'è un attacco di livello. No, ma poi appunto abbiamo detto che il Foggia... Io ho detto che me li prenderei tutti e due e li porterei qua. Il Foggia ha 33 punti, 25 punti gliel'ha fatto Curcio, dell'Agnello e D'Andrea. Sono loro che hanno fatto loro. E comunque con Compaci, fammi leggere, il nuovo acquisto, Compaci non avrà più colpi di testa. Perché? No. Prossimo. Lo calmerà, cioè nel senso che spero, se no cambiamo allenatore. Fatemi chiudere i messaggi. Una precisazione: Mazzea ha firmato per il Potenza ieri, grazie e buona serata a tutti. A posto. Non con la Cavese, con il Potenza. Potenza e Cavese, cioè. Se lo litigavano in due, ha firmato a Potenza, sì. Potenza. Ha firmato a Potenza. E quando il presidente del Potenza ha lasciato andare Cianci, con tanto di qualche sicuramente rimborso a suo favore e a favore della società da lui presieduta, è chiaro che aveva già un'intesa con Mazzeo. A Potenza peraltro c'è l'allenatore che piace a te. A me piace, sì. E se Eziolino, è in difficoltà. E se Eziolino, che è in difficoltà. Si prende Mazzeo a 37 anni in sostituzione di Cianci e non va in escandescenza, evidentemente sa di prendere un giocatore e dopo ancora di, integro. E dopo dici gli amici, Iachini, l'amico tuo ti sei avviato a Mazzeo? Ancora un messaggio, Iachini, oh. Sono amici, sì, così dicono. Mauro Nardi, raga, come dite voi, allora è inutile continuare il campionato. A me il cappuccio, fatelo ben schiumato, scrive Mauro Nardi. Non capisce Nardi, cioè... gli voglio bene, ma mi parla per sottintesi, cioè a me parla terra terra, perché mi rimane difficile interpretarti, soprattutto in diretta. Allora, ha ragione il mister, Bombaggi domenica ha fatto un gol da B, davvero bomber, facciamola sta prova e subito, scrive Carlo. Quindi facciamo sta prova da Bombaggi centravanti. Anche perché c'è un ruolo in più. Non mi convince. No, ma Tedino, un altro dopo aver visto quel gol e dopo aver visto il gol di testa, se ve lo ricordate l'anno scorso, per me l'attaccante lo può fare. Ho visto un gol di testa l'anno scorso che solo un centravanti. Io mi fido di quello che dici tu. Cross, speriamo che ti senta qualcuno. Stava nell'area piccola. Quanti ne ho ancora da leggere, Gil? Ancora due. Non vi preoccupate, Bonino. No. Segnerà a Teramo col Monopoli. Aspetta. Ci sono gesti inconsulti non inquadrati. Gesti apotropaici. Apotropaici. A posto. Allora, nel Palumbo biancorosso, sentire analizzare il problema dell'attacco del Teramo è consapevole che manca l'attaccante, ma mi sapete dire tutte queste occasioni che le punte del Teramo hanno sbagliato, scrive Palumbo? No, il problema non è che le abbiano sbagliate, non ci arriviamo, è che non riusciamo a mettere l'attaccante unico che abbiamo nella condizione di andare al tiro e di andare no, nel senso che diceva pure il mister, no, prima sta dicendo Prisciandale, si gioca il Castaldo, perché sono giocatori che ti trascina la squadra in avanti, esatto. No, ma perché noi e crea gli spazi per l'inserimento, crossiamo poco, perché non ne pigliamo una e quindi verticalizziamo un po' di più, crossiamo sulle posizioni. Col Bari un po' di più abbiamo crossato. Sì, perché c'è Vitturini, ha fatto una buona partita. A proposito, Vitturini vi sta convincendo? Sì. Sa stare in zona, sa stare bene più di Diachiteri. E adesso che Diachiteri entra? Si siede soprano. Ma tante volte no, mi dispiace per soprano. Tante volte, no, io preferirei far sedere Piacentini più che ma sai perché? Tante volte sai che succede? Perché l'allenatore deve essere anche un po' pazzoide. Diachiteri centravanti. Tu l'hai fatto, ma centravanti? Io quando l'ho fatto mi sono riuscite. Sì, mister, ma mo Diachiteri centravanti, come te l'hanno detto. Ma scusa, quando io ho preso il centravanti che aveva comprato la Briatica, che lo pagò non si sa quanti soldi, no? Ma tu quello lo mettesti libero. Perciò lo misi libero e noi vincemmo il campionato. Sì, mister, ma Diachiteri non ci sembra che abbia le caratteristiche. Poi non c'ha le caratteristiche, però uno che dà fastidio alla difesa, uno che sgomita, uno che va dentro l'area. Come diceva Dodo, però, no? Se provaci nell'allenamento. Scusa, Vittorini fa. Ma dai, mister. Io però una soluzione ce l'avrei. Ma giusto per scherzare, Ma il mister non sta scherzando. No, ma visto che Vittorini, no, io per un'altra cosa, sto dire un'altra cosa, visto che Vittorini fa sti cross, no? Meno male che fai cross. Vabbè, stiamo facendo il più cross col Bari. Allora, quando si fa il cross, che ci manca? Uno che ha i colpi?
L'abbiamo preso. Ma perché tu? Che volete? L'abbiamo preso. Ma il tempo che guardi che quando si è spinto in aria, un paio di volte la tirata si è trovato lui. Ce l'abbiamo visto. No, è vero questo. Diachite e Bombaggi. Questo è vero. Attacco porco di altre che parli. Guardate come vi siete ridotti. Allora, voi avete in questo momento con le vostre fantasie detto un mare di cose che con il calcio secondo me non c'entrano niente. Sì, ma perché? Secondo me. Ma avete anche distrutto il povero Arcadia. Avete notato che Arcadia questa sera è latitante? Arcadia non l'abbiamo distrutto noi. L'avete distrutto? Arcadia l'ha distrutto la partita di Foggia. Ma perché tante volte arrivano le squadre, no? Gli ultimi minuti mettono Sablone centravanti oppure Speranza. Vabbè, è la mossa della disperazione. Le mosse della disperazione. Quindi un difensore in avanti ci può stare. Ci può stare, ma in 10 proviamo, proviamo tutti e due. Comunque, mister Arcadia stasera ci ha dato buca Arcadia. Sì. E ci ha dato buco pure la signora Fiorella. No, la signora Fiorella si è giustificata. Ecco, va bene. Si è giustificata, ha avuto una riunione di condominio interminabile e quindi non è potuta essere con noi, però mi ha scritto che gli state, voi, facendo venire il magone. Io non so perché, però gli state facendo venire il magone. Sicuramente Fiorella, rispetto alla partita col Foggia, si è svegliata. La riunione di condominio solitamente è molto più vivace, sono cross, tiri, capisci? C'è tutto, ammunizioni, tutto. Allora, le gare dovrebbero essere finite, adesso lo verifico io, mister. Tu parlaci del Monopoli, perché credo che abbia molto da dire, in quanto è una squadra che ha messo dentro 7-8 innesti, credo, sì, però, nel mercato. Sì, sì, però intanto c'è un Currarino, purtroppo ha preso un colpo al seno mascellare a Catania, quindi è stato operato, uno dei giocatori più forti che aveva preso, fortunatamente sarà operato a Catania, anzi è stato già operato a Catania, e quindi... Scusa, fammi dire che mi scrive Arcadia. E che mi confessa che non era a conoscenza del fatto che eravamo in onda. Si scusa, figurati. È la colpa del direttore. La colpa del direttore che non ha scritto, vabbè, ok. Quindi scusami. Loro hanno il tecnico è Giuseppe Scienza, che ha avuto l'opportunità, perché il buon Iacone, se ben ricordo, l'ha portato a Brescia e per fargli fare un campionato di Serie B. Purtroppo dopo fu un'annata sfortunata per Scienza, di conseguenza diciamo, dopo è sceso con la Cremonese e sono 3 anni che sta a Monopoli. E sia l'anno scorso ha fatto molto bene, però quest'anno ha dovuto rivedere un po' i piani perché diversi giocatori come diciamo, sia Carriero, sia il Mercadante, sia gli sono andati via, per cui, scusa, Donnarumma, gli sono andati via, uno è andato al Cittadella, l'altro è rientrato a Parma, giocatori forti di quel periodo. Hanno preso un portiere, l'hanno preso adesso, ha giocato 6 partite col Cesena, l'hanno preso il mercato di gennaio. Ricorderete che il portiere dell'andata contro il Teramo lasciò molto a desiderare. Sì, infatti l'hanno cambiato. Subito. Però diciamo è stato con Renate, è stato sia con la primavera del Sassuolo sia con la primavera della Fiorentina. Portiere che sta facendo abbastanza bene. Poi ci sono il modulo è 3-5-2, quello che piace quello che a me piace è Dodo. A te. Quindi pure a Dodo piace. I tre di dietro sono Riggio che stava a Catanzaro e quindi l'hanno preso. Ex Agracas, è stato 2-3 anni a Catanzaro. Il centravanti lo conosciamo, lo stopper lo conosciamo da una vita, no? Pelato. Se vi ricordate Bizzotto, l'abbiamo avuto almeno al Bonosso 4-5 volte. È uno che ha una carica agonistica spietata, forte di testa, rompe le scatole all'arbitro, ci tiene al risultato. Se la vedrà con pinza utile. 6 anni a Bassano e sapete tutti a Bassano per giocarci 6 anni, che il Bassano fece tanto bene in quel periodo, che aveva lo stesso presidente, il patron Renzo Rosso di Renzo Vincenzo. Rosso se l'è portato a Vicenza in B. Bizzotto, adesso è sceso, ha giocato anche a Pisa, è stato 3 anni a Pisa, non era amico del Livorno. No, a sinistra è Mercadante, che l'anno scorso l'abbiamo visto pure l'anno scorso al Bonolis, 6 anni Mancino. Un Mancino, 6 anni che sta a Monopoli, quindi il bar l'ha scartato, però sei. Non è giocato. Sei. E
il centrocampo, almeno i due sono rimasti, quello dello scorso anno, Tazzer che ci fece il primo gol l'anno scorso col Monopoli, al Bonolis. Ciao. Poi c'è un giocatore, un giovane, questo è del settore giovanile del Genoa, uno che sulla fascia sì, corre molto, tecnicamente bravino. Poi Paolucci l'abbiamo scartato noi, però è cambiato. Sempre sei. È cambiato, è un giocatore che a tutto campo, è uno fastidioso. Io l'ho rivisto in 2-3 partite, l'ho rivisto da Teramo, l'ho visto molto cambiato. Sei. Poi c'è Vassallo, un altro bravo giocatore che abbiamo visto sempre col Siena, 4 anni, l'abbiamo visto con il Sud di Tirolo, con la Pistoiese, l'abbiamo visto sempre. Giorno. Sì, sì. Giorno l'hanno dato. Quindi questo gioca al posto di Giorno. Sì, questo gioca al posto di Giorno. Poi c'è Piccini, che è rimasto lì. Se ci fate caso, gli altri sono tutti, a parte Bizzotto e Piccini, gli altri sono tutti in una media abbastanza di giocatori abbastanza giovani, 95, 99. 96, 99, 96, 98, 93 e più gli altri, 96, 96, insomma, gente matura per questo campionato. Piccini è un cursore, uno che è a tutto campo, e più c'è Nicoletti che l'hanno preso adesso dal Catanzaro e sta facendo abbastanza bene. Quindi Scienza ha ricostruito un po' la squadra come voleva lui, e infatti si è visto la prima partita che hanno giocato, avevano già fatto acquisti a Terni, meritava sicuramente anche la vittoria. Poi c'è davanti, sbagliò due rigori a Terni, due rigori. Poi c'è Starita, lo conosciamo già, che l'abbiamo visto con la Casertana, è un giocatorino, ci piace, è uno mobile, uno che va su l'anno tutte le palle. L'anno scorso con la Casertana a Terni giocò un partitone, questo Starita è fastidiosissimo sulla fascia. È più Bonino che, vedendolo in queste ultime due partite, ho visto un centravanti che va in area di rigore, che sta dentro l'area piccola, ed è fatto l'ultimo gol fatto, Bonino, l'ultimo gol fatto, è fatto un bellissimo gol di testa da centravanti, colpo di testa. E c'ha altri giocatori forti, ma a parte Currarino che è infortunato, Zambataro che si potrebbe alternare con Nicoletti sulla fascia sinistra, e quell'Etiope che l'abbiamo visto anche all'andata, è uno che tecnicamente è molto bravo, anche perché viene dal settore giovanile dell'Atalanta, tecnicamente è molto forte. Poi c'è Lombardo che ha dei bei precedenti, ha esordito anche con la Sampdoria in Serie A, figlio d'arte, mi sa, sì, figlio d'arte di Attilio Lombardo. Attilio. Poi c'è Liviero c'ha una carriera, diciamo, di importante, anche perché ha esordito pure con la Juventus in Europa League, ha giocato a Salisburgo 0-0. Più c'è Soleri, giocatore che è cresciuto col settore giovanile della Roma. Questo è longilineo, un piccolo bomber, perché si sostituisce con Bonino, bisogna vedere chi se giocano dei due, perché l'hanno preso adesso, però con la Roma ha fatto 70 partite con la primavera della Roma, era una promessa, 47 gol, è uno che la porta la conosce, in primavera però la porta la conosce. Poi inverno. Poi c'è Guiebre che l'anno scorso l'abbiamo visto con Rieti, un centrocampista. E quindi la squadra è questa. Questa è la squadra, non abbiamo detto se non il modulo, come si muove in campo. No, lo dico al nostro telespettatore, non è compito mio, perché al nostro telespettatore dico io rispetto il collega, non sono talmente di presuntuoso di mettere destro sinistra, questo è destro sinistra, dico i giocatori e basta. Infatti io invece sto parlando con l'utente di prima per ricordargli che questa è la presentazione della squadra avversaria. Vuol dire presentarvi le caratteristiche dei giocatori, ma lo facciamo da un centinaio di trasmissioni oramai, quindi chi vuole interpretarla in maniera sbagliata sbaglia o forse è in malafede. Noi ci ritroveremo lunedì, mi sa, cioè stasera, non dico in orario, ma quasi. L'ultima posso dire l'ultima cosa? Ad Arcadia, che ha perso la trasmissione. Arcadia non gliela perdoniamo questa. Però, dico, ultimamente, Da un sacco di trasmissioni, ma ogni volta che parliamo di una squadra, cioè qualsiasi squadra parliamo, è la stessa sensazione che ha il tardone. Un tardone che nella vita non si è mai sposato, no? Arriva a una certa età e si può sposare. Basta che respira, gli piace. E non è così. Noi qualsiasi squadra avversaria vediamo, qualsiasi attaccante vediamo, ci piace, perché è il migliore del nostro. E ci piace, lo prenderemo. Cioè abbiamo fatto la stessa... Fine del tardo, cioè, ma dall'anno scorso è possibile. Anche l'anno scorso noi, pur avendone 5 o 6
di attaccanti o presunti tali, andavamo alla ricerca del bomber, no? Bravo, perché bravo. Magnaghi sì, è un bel giocatore, ma ne è una prima punta. Martignano, Gianni. No, ma è bello che fanno tutte e due le punte, sia fanno le punte, fanno la panchina, sia Magnaghi sia Martignano. In questo momento. In questo sì. Momento cadu- sì, 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 tutte e due. Cioè, che alla fine del discorso, tra l'anno scorso e quest'anno, tra quelli che abbiamo preso e poi dati via, due ha fatto i gol, Cianci e Invaldino. Il resto è inutile che la colpa è di Walter Cori, di Valbruno, che gli ha detto male, che diciamo, ma chi amenate mai ai giocatori? Ma stiamo scherzando. Questi mantengono la costanza, gol non se ne fa. Poi Walter, volevo concludere, io sono abituato diciamo, a dire i giocatori, perché lo spettatore che mi segue meglio se io gli incomincio a confondere le idee, se invece il giocatore si vede la partita e dice il Mercadante è il terzino, lo stopper è Bizzotto, eccetera, c'è una visione migliore di quelle degli schemi che solo con credo che sia ovviamente lampante e chiaro questo. Grazie a Gilberto Marinozzi in regia, stasera abbiamo cambiato tecnico, si chiama Gilberto Marinozzi, è sempre lui. Grazie Alfredo Napolitani. Buonasera. Grazie Dodo di Buonasera. Sabatino. La classifica, sì, è vero, ma la facciamo vedere, anche perché ci ha lavorato Gilberto. Eccola, finite, eccola. Sì, sì, sono finite in parità le gare di stasera. Questa è la nuova classifica. Il Teramo al momento con 33 punti è quinto, provvisoriamente quinto, perché insomma ci sono squadre che hanno una gara in meno, tipo il Catanzaro per esempio. L'Avellino non ha vinto a Bisceglie, dove noi purtroppo perdemmo, però poteva andare peggio, nel senso che poteva vincere e salire a 40, e a 4 punti il terzo posto. Il Catania è in corsa, ha pareggiato sul campo della Juve Stabia. Chiudiamo come abbiamo aperto. C'è una squadra, il Francavilla Fontana, che in questo momento è in netta ascesa ed è sicuramente la squadra più in forma del campionato. E alla luce dei risultati delle ultime, lo stesso Monopoli, che si è ripreso abbastanza bene dal mercato in avanti, è lì che deve lottare per tirarsi fuori dalle sabbie. Lotterà. In chiave psicologica, il Teramo dovrebbe poter sfruttare uno stato di tensione psicologica diversa da quella del Monopoli, che sa di dover fare risultato, perché corre il rischio di essere risucchiata dalle squadre che la seguono. Speriamo che vada tutto bene. L'incontro alle ore, voi che siete documentatissimi, 15. Alle ore 15, domenica al Bonolis. Al Bonolis alle ore 15. Alle ore 15, Teramo Bonolis, Teramo Monopoli, mentre Supercall sarà presente come sempre, lunedì alle 21. Grazie a tutti, arrivederci.